E lasciamo l'atmosfera gotica della Casa del Parlamento, attraversiamo il Tamigi e usciamo da un film di Humphrey Bogart per entrare in un viaggio nel tempo. Andiamo in un angolo di Londra, nel quartiere di Lambeth, dove il tempo si è fermato. Andiamo nel palazzo di Lambeth e nei giardini dell'arcivescovo di Canterbury, di Archbishop of England. Tratteggiamo torri medievali e torniamo al passato effettivamente gotico, anche precedente. Un'atmosfera silenziosa che ci riporta ai tempi del primato d'Inghilterra, dei monaci e dell'Inghilterra che la rivoluzione industriale ha spazzato via per sempre, tranne in qualche angolino, come in questa zona in realtà centralissima, ma così isolata. E intanto fischiettiamo The Year of the Cat. Ci dedichiamo all'astrologia cinese, all'anno che non c'è, l'anno del gatto, celebre musica di Al Stewart, che ci mette di buon umore e ci permette di passeggiare gradevolmente immersi nel passato. Ed ecco che stiamo ultimando i bei giardini. L'atmosfera tranquilla di questo complesso di palazzi con l'antica libreria. Archbishop Park.
E per chi vuole attraversare la ferrovia, cambiare di poco quartiere, ci si può spostare all'Imperial War Museum. Con la sua alta cupola. Qua e il giro su Londra terminerà riposandoci in Hyde Park e facendo una veduta panoramica su tutto quanto abbiamo visitato, disegnando almeno mentalmente. Tutto questo avverrà nella prossima ed ultima puntata. Bye bye.